Renzi annuncia che sono in arrivo provvedimenti annunciati dal governo per combattere la corruzione. Venerdì saranno dati poteri precisi a Raffaele Cantone, togliendoli alle istituzioni che non hanno funzionato. Poi parla dello scandalo di Venezia, dove sono stati coinvolti i ladri ma anche le guardie, e aggiunge: chi ruba sarà buttato fuori a calci dal PD. Intanto il presidente del Senato, Grasso, lancia la proposta di decadenza e incandidabilità per tutti i corrotti. Dopo i primi interrogatori di alcuni dei 35 arrestati per l'inchiesta sul MOSE di Venezia, il procuratore Nordio spiega: siamo solo all'inizio, sono in corso indagini su altri filoni. Tra questi un affare da 50 milioni di euro sequestrati lo scorso anno al commercialista di Galan, mentre l'ex ministro Tremonti, non indagato, è stato chiamato in causa dalla segretaria dell'ex governatore del Veneto e i PM lo ascolteranno come persona informata dei fatti. Il risultato delle europee in Italia imprevedibile, così Obama e la Merkel hanno commentato il successo di Renzi nel voto per Strasburgo. Sul Premier e sull'Italia c'è una fiducia da parte loro, confida al Corriere della Sera il capo dello Stato di ritorno dalle celebrazioni per il D-Day in Normandia. E sul tema riforma, Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, torna a sollecitare il governo. Renzi ha avuto un forte mandato dagli elettori, è ora di agire, dichiara il presidente degli industriali. Urne aperte dalle 7 di questa mattina fino alle 23 di questa sera per il voto di ballottaggio che riguarda 148 comuni, 17 dei quali capoluoghi di provincia. Sono chiamati ai seggi oltre 4 milioni di elettori. Lo spoglio dei voti subito dopo la chiusura. Le 7.30 in questo istante, buongiorno, buona domenica dalla prima edizione del telegiornale in apertura. Le parole del Presidente del Consiglio Renzi, che ieri ha annunciato per venerdì prossimo il decreto anticorruzione che assegnerà poteri precisi al commissario anticorruzione Raffaele Cantone. Poi le parole dure sulla politica: chi ruba va spedito a casa a calci nel sedere, anche dal Partito Democratico. Non fa sconti al suo partito il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Non si possono negare le responsabilità del Partito Democratico nello scandalo MOSE, dice chiaro e tondo il premier segretario, che promette un comportamento esemplare nei confronti di chi ha sbagliato. Se ne va a calci dal partito, il messaggio. Renzi considera lo scandalo MOSE peggiore anche di quello dell'Expo di Milano. Ci sono dentro magistrati e finanzieri, guardie e ladri, ragiona. Non è più una questione di rottamazione, insomma il problema va oltre il conflitto generazionale. Per Renzi si tratta di un cambio di cultura. Non servono nuove leggi, bisogna rispettare quelle che ci sono, rilancia il Premier, che si impegna entro venerdì a definire i poteri del supercommissario anticorruzione Raffaele Cantone. Tra i provvedimenti per combattere le tangenti, qualcosa di nuovo potrebbe esserci nella nuova riforma della giustizia. L'idea di Renzi sarebbe il DASPO a vita, divieto di ricoprire incarichi pubblici per i politici corrotti. Oppure il sequestro dei beni come per i mafiosi, rilancia il ministro del Lavoro Poletti, mentre il presidente del Senato Grasso propone il taglio dei vitalizi per i politici condannati per mafia e corruzione. Renzi, che mette la lotta al malaffare al primo posto nell'agenda, non dimentica le riforme istituzionali. Con il risultato delle europee in tasca vuole accelerare dopo una fase di stallo. Il messaggio è diretto in particolare a Silvio Berlusconi, chiamato a rispettare il patto del Nazareno. Entro l'estate la riforma elettorale, poi quella del fisco, si sbilancia Renzi, che replica anche alle frecciate di Grillo sul coinvolgimento di esponenti del PD nello scandalo MOSE. I ladri li avete candidati voi, era stato l'attacco del leader 5 Stelle. Lui di nascosto fa gli accordi con gli xenofobi a Londra, ma con noi in Italia non ci parla, gli fa notare il Premier. Seggi aperti oggi in 148 comuni per il turno di ballottaggio. I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23 in tutta l'Italia, in Sicilia invece dalle 8 alle 22, poi si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Tra i comuni 17 sono i capoluoghi di provincia al voto per scegliere il sindaco. Tema centrale è la verifica per il Partito Democratico uscito vincente alle europee. 5 Stelle tentano lo sfondamento in due roccaforti rosse come Livorno, dove il democratico Ruggeri se la vedrà con il pentastellato Nogarin, appoggiato da Sinistra.
Sinistra e Lega. E a Modena, dove per la prima volta il centro-sinistra è costretto al ballottaggio, Muzzarelli PD è sfidato dal 5 Stelle Bortolotti con appoggio non richiesto di Lega, Giovanardi e Destra. Sfida per un pugno di voti a Padova tra il PD Rossi e il presidente dei senatori leghisti Bitonci. Il governo non ha più alibi, deve fare le riforme, sono le parole del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ieri a Santa Margherita Ligure ha avuto un confronto diretto con il ministro del lavoro Poletti, che da parte sua ha commentato le pagelle di Standard & Poor's. Bisogna fare le riforme, il governo ora ha un mandato forte, non ha più paraventi. Le parole del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi pronunciate ieri al convegno dei giovani imprenditori di Santa Margherita Ligure giungono al termine di quella che è stata la settimana di Mario Draghi e delle misure non convenzionali adottate dal presidente della BCE contro la deflazione che hanno fatto felici mercati e spread. Ma Squinzi avverte il governo anche il giorno dopo la doccia fredda di Standard & Poor's sul rating italiano. I più ottimisti speravano in un miglioramento del giudizio, i più realisti almeno in un cambio di prospettiva da negativa a positiva, e invece il voto sull'Italia è rimasto invariato, tripla B con outlook negativo. Insomma, secondo l'agenzia americana di progressi non ne abbiamo fatti moltissimi e sono proprio quelle riforme invocate da Squinzi che mancano all'appello per far sì che la pagella migliori. Certo, ora c'è una speranza in più e sta nel programma dell'esecutivo, definito incoraggiante ma ancora in gran parte da attuare. Sull'outlook negativo invece pesano i rischi sui nostri conti pubblici. Un giudizio che conferma ciò che sapevamo, ha dichiarato ieri, sempre da Santa Margherita Ligure, Giuliano Poletti: è difficile convincere che l'Italia è in grado di cambiare, sappiamo che dobbiamo fare le cose, convinceremo anche più scettici del potenziale di crescita del paese, ha concluso il ministro, che poi sul palco è apparso in gran sintonia con il numero uno degli industriali sul tema della riforma del lavoro, dopo l'aperitivo, come l'ha definito Squinzi, del decreto legge da poco approvato. Un contratto a tempo indeterminato che sia conveniente per le imprese, dotato della giusta flessibilità, ha chiesto il numero uno di Confindustria. Dal canto suo, Poletti ha assicurato il percorso della legge delega, nella quale è inserita anche una proposta sul salario minimo, terminerà entro l'anno, sarà un'operazione gigantesca. Intanto arrivano le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, di ritorno dalle celebrazioni in Normandia per il 70° anniversario del D-Day. Adesso c'è più fiducia nell'Italia, racconta il Presidente della Repubblica al Corriere della Sera, che pubblica oggi un lungo articolo e svela il contenuto di alcuni scambi di opinioni con i leader mondiali. Barack Obama e Angela Merkel, ha riferito il Presidente della Repubblica, hanno manifestato simpatia e rispetto per l'Italia, definendo imprevedibile l'esito del voto per le europee in Italia e mostrando fiducia per il giovane Presidente del Consiglio. La crisi in Ucraina, adesso c'era grande attesa per le parole del presidente neoeletto Poroshenko nel suo discorso di insediamento. Poroshenko ha provato a tendere la mano nei confronti dei ribelli, dei separatisti filorussi, che hanno però respinto al mittente la proposta di dialogo. Ci ha provato ieri il neo presidente Poroshenko ad aprire un dialogo con i ribelli filorussi. Non voglio la guerra, ha detto nel discorso di insediamento davanti ai suoi sponsor internazionali Joe Biden per gli Stati Uniti e Varron Poi per l'Unione Europea, ma non transigo sull'unità del paese, Crimea compresa, e sul nostro avvicinamento all'Europa. Nessuno però ha voluto stringere il tentativo di mano tesa, a cominciare dal presidente della neonata Repubblica di Crimea, Konstantinov, che ha bollato il discorso di Poroshenko come privo di senso. Poi è toccato ai ribelli di Donetsk rigettare l'offerta di riconciliazione. Il neo presidente, parlando anche in russo, aveva detto di essere pronto a perdonare chi si fosse arreso, purché non colpevole di crimini. Non molleremo mai, è stata la risposta dei separatisti. Del perdono del presidente ucraino non sappiamo che farcene. Il campo di battaglia lo conferma. Ieri ci sono stati 13 morti a Lugansk, tra i quali diversi civili in un bombardamento. I ribelli hanno denunciato il tentativo non andato a buon fine di uccidere il leader separatista, autoproclamatosi presidente della Repubblica Autonoma di Donetsk, Filishin, mentre a Slaviansk i ribelli sono di nuovo riusciti ad abbattere un aereo di Kiev. Ci sarebbero 3 morti tra l'equipaggio. È tornato dalle celebrazioni per il 70° anniversario dello sbarco in Normandia. Il presidente Putin ha deciso di rafforzare la presenza russa al confine, dopo che le forze armate di Kiev avevano denunciato di aver perso il controllo di alcuni posti di frontiera. E c'è grande attesa oggi anche per un incontro dall'alto valore simbolico, incontro che si terrà all'interno della città del Vaticano tra il presidente israeliano Shimon Peres
e il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen, un incontro voluto e promosso da Papa Francesco. Insieme i due presidenti pregheranno per la pace in Medio Oriente nei giardini del Vaticano. Papa Francesco aveva espresso il suo invito nell'ultimo storico viaggio in Terra Santa: offro la mia casa per una preghiera per la pace, aveva detto Bergoglio sia a Betlemme, lo ricorderete, che a Tel Aviv. Invito accettato sia da Peres che da Abu Mazen. Non si tratta di un incontro interreligioso, hanno spiegato gli organizzatori, ma di un'occasione per pregare insieme ebrei, musulmani e cristiani. Sarà presente tra l'altro anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo. La cronaca italiana, le parole di Antonio Iovine, ieri il boss pentito di Camorra, che sta aprendo un nuovo squarcio sulle vicende del clan dei Casalesi, ha deposto per la prima volta in un'aula di giustizia. Ho iniziato a collaborare per avere un futuro migliore, per dare una svolta alla mia vita. Volto nascosto alle telecamere, coperto da un cappellino con visiera, Antonio Iovine, ex capo di Gomorra, diventato da un mese collaboratore di giustizia, collegato in videoconferenza da una località segreta, ha deposto ieri in un processo a Santa Maria, Capua Vetere, provincia di Caserta, che vede imputato tra gli altri un sindaco accusato di rapporti con la mafia. Iovine ha raccontato la sua vita, il suo romanzo criminale, dal rito di affiliazione alla Camorra nell'85 a tutta la catena di omicidi commessi come killer o come mandante. Ne ho commessi tanti, ha detto, che non li ricordo tutti. Arrestato nel 2010 in un covo a un passo da casa, dopo una latitanza di 14 anni, questo scugnizzo dei Casalesi ha parlato dei rapporti tra la cosca e gli amministratori locali, sindaci di destra e di sinistra, che prendevano ordini dai boss. Ha parlato delle casse del clan. Ogni mese potevo contare su 100.000 euro per pagare a tutti gli stipendi, anche per i camorristi in carcere e per le mie esigenze personali. Ma la vera forza della cosca veniva dai contatti con gli imprenditori. Ogni iniziativa economica, ogni appalto, tutto l'affare dei rifiuti, ha detto Iovine, passava per gli uomini di Gomorra. Furono gli imprenditori a scegliere noi. Ognuno cercava un riferimento con qualcuno di noi camorristi e ha raccontato il trucco che consentiva al clan di controllare gli appalti e aggiudicarsi le gare. Le buste presentate per la gara venivano aperte e manomesse, ha detto, per favorire gli imprenditori amici. Questa gara veniva assegnata a chi volevamo qui. L'emergenza sbarchi in Sicilia, la situazione è sempre più drammatica. Solo ieri sono arrivate sulle nostre coste 4.000 persone soccorse nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, e ormai i centri di accoglienza in Sicilia sono al collasso. Gli ultimi arriveranno tra poco nel porto di Pozzallo, sono quasi 1.000, altri sono stati soccorsi ieri sera e devono ancora sbarcare. Un flusso continuo, tanto che tenere i conti diventa davvero difficile. Solo ieri sono stati circa 4.000 migranti arrivati sulle nostre coste, con un impegno senza sosta del contingente Mare Nostrum e cifre che si aggiornano di ora in ora. Augusta, Porto Empedocle, Pozzallo, Palermo, Catania, le navi attraccano in ogni porto siciliano, le strutture di accoglienza non riescono più a far fronte all'emergenza. Tutti i sindaci coinvolti lanciano il loro allarme, a partire da quello di Porto Empedocle, dove solo ieri sono sbarcate più di 1.500 persone. È una situazione assolutamente fuori controllo, con numeri insopportabili, dice Lilli Firetto, un coro al quale si unisce anche il sindaco di Catania, Enzo Bianco. I comuni ormai sono allo stremo, dice, gli enti locali non sono più in grado di fronteggiare l'emergenza. A Catania il Palasport è già stracolmo. Stessa situazione nel centro per i richiedenti asilo di Mineo, e così si chiede aiuto al governo, ma soprattutto ancora una volta si chiede l'intervento dell'Unione Europea, come fa il sindaco di Palermo che ieri nel porto ha accolto la nave Sfinge carica di 400 migranti. La macchina dell'accoglienza è frutto di professionalità e amore, dice Leoluca Orlando, resta la denuncia per l'insensibilità dell'Europa nei confronti di un dramma che si consuma nelle acque siciliane, un dramma che nelle prossime ore sembra purtroppo destinato ad aggravarsi. Torniamo all'inchiesta sugli appalti per il Mose, perché ieri ha parlato anche il procuratore aggiunto Nordio, che ha spiegato come siamo solo all'inizio dell'inchiesta e sono in corso indagini su altri filoni, vediamo di quali.
Oltre alla Corte dei Conti e al Tribunale delle Acque, anche il TAR del Veneto, il Consiglio di Stato e poi Marco Milanese, ex consigliere politico di Giulio Tremonti quando era ministro dell'Economia, passando per alti gradi della Guardia di Finanza legati ai servizi segreti del Sismi. Tutti chiamati in causa nell'inchiesta sulle presunte tangenti per gli appalti del MOSE di Venezia, che ha portato all'arresto di 35 persone, fra cui il sindaco PD Giorgio Orsoni, e a una richiesta di arresto per l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, eletto con Forza Italia. In particolare di Galan sono nel mirino gli affari, operazioni finanziarie con società indonesiane che sarebbero riferibili alle presunte mazzette del MOSE. Entrambi, Orsoni e Galan, respingono tutte le accuse, mentre i contorni dell'inchiesta si allargano, non solo in base alle intercettazioni, ma anche alle testimonianze raccolte nell'ordinanza di custodia cautelare. In particolare quella resa dall'ex segretaria dello stesso Galan, Claudia Minutillo, da incrociare con l'interrogatorio di Pier Giorgio Baita, già arrestato nel primo filone dell'inchiesta veneziana a febbraio del 2013 per false fatturazioni, ed ex presidente di Mantovani, società capofila nel consorzio Venezia Nuova, concessionario unico per la gestione degli affidamenti, anche senza gara, per i cantieri del Mose. Abbiamo pagato per alcune sentenze del Consiglio di Stato e del TAR del Veneto, dice la Minutillo. E spiega in che occasioni, fra l'altro per contenziosi per i lavori sull'autostrada Pedemontana Veneta e per la Valsugana. Fa il nome di un giudice del TAR, Bruno Amoroso, e quantifica anche le tariffe per comprare le sentenze, fra 80 e 120 mila euro. E poi su, dai tribunali fino al Ministero dell'Economia, la Minutillo fa anche il nome di Marco Milanese, strettissimo collaboratore dell'allora ministro Tremonti. A Milanese, dice, erano destinati 500 mila euro. Circostanze tutte da dimostrare, ma che allargano il raggio dell'inchiesta, che per il procuratore di Venezia Carlo Nordio è solo all'inizio. Ci sono altri filoni che sono oggetto di indagine, dei quali si vedranno gli sviluppi, ha detto. Veniamo ai mondiali brasiliani di calcio. Stasera ultimo test per gli azzurri contro la Fluminense, prima dell'esordio previsto per sabato. In Italia sarà mezzanotte tra sabato e domenica contro l'Inghilterra. Caldo e umidità. Gli azzurri imparano a convivere con il clima di Mangaraciba, dove nel secondo giorno di ritiro il CT Prandelli ha fatto svolgere un doppio allenamento. I difensori Barzagli e Paletta sono rientrati in gruppo, lavorando regolarmente insieme ai compagni. Ancora differenziato invece per il portiere Sirigu, che ha saltato la partitella a ranghi misti, nella quale De Rossi ha rimediato prima un pestone al piede e poi la puntura di un'ape. Per fortuna niente di grave. Intanto si avvicina nel debutto di Manaus contro l'Inghilterra e Chiellini predica fiducia, lanciando anche lui, dopo Prandelli, un messaggio di ottimismo. È una nostra caratteristica, lo è sempre stata negli anni. Diciamo che abbiamo bisogno di carburare un po', e quando arrivano le manifestazioni per ora non abbiamo mai fallito, quindi la speranza è che sia ancora così. E sicuramente siamo meglio di quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime due partite. Siamo specialisti nelle resurrezioni, ha scherzato Chiellini, sottolineando comunque la necessità di migliorare la fase difensiva, che negli ultimi tempi ha mostrato un'evidente involuzione. L'occasione per sistemare gli equilibri, però, non sarà data dalla partita di questa sera contro i brasiliani della Fluminense. Per l'ultimo test amichevole prima dell'esordio mondiale, Prandelli ha infatti deciso di nascondere l'Italia. L'amichevole di volta redonda servirà soltanto a mettere minuti nelle gambe di chi finora ha giocato di meno. Sarà insomma una nazionale sperimentale e con il 4-3-3. Perin in porta, Ranocchia e Paletta al centro della difesa con Abate e Darmian terzini, a centrocampo Parolo, Aquilani e Thiago Motta, davanti Immobile con Cerci e Insigne a dividersi i compiti d'attacco. Veniamo adesso alla Formula 1, sarà un gran premio tutto in salita, quello del Canada per le Ferrari, ieri nelle qualifiche settima posizione per Alonso e decima addirittura per Raikkonen, in prima fila come sempre le Mercedes di Rosberg e Hamilton. In un tracciato circondato dal maestoso fiume San Lorenzo, la Ferrari fa un altro buco nell'acqua. Le rosse non hanno migliorato le prestazioni in prova di Monte Carlo, terza fila, e nonostante le novità tecniche portate in Canada, hanno chiuso con il settimo tempo di Alonso, staccato di quasi un secondo, ed il decimo di Raikkonen. Spiegazione ufficiale: l'aumento delle temperature che ha reso la monoposto di Maranello molto meno brillante rispetto alle sessioni del mattino. Le due Ferrari, secondo un copione ormai collaudato, si sono quindi arrese non soltanto alle marziane
Mercedes, ma anche a Red Bull e Williams. La trazione in uscita di curva e la modesta velocità di punta continuano ad essere i talloni d'Achille delle due rosse, costrette per la gara di questa sera a tentare strategie rischiose, come ad esempio quella di una unica sosta ai box per il cambio gomme. Un problema che, dall'alto della sua superiorità, non tocca la Mercedes, impegnata semmai a tenere calmi i grandi rivali Rosberg ed Hamilton. Dopo Monte Carlo continua il momento magico del pilota tedesco, che ieri ha preceduto l'avversario per soli 79 millesimi di secondo, con un giro perfetto. Hamilton ha da rimproverarsi un errore in frenata che ha compromesso la sua traiettoria nella chicane. Lo sbaglio grave per un pilota che conosce alla perfezione il tracciato di Notre Dame, dove ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera. Ma il Gran Premio difficilmente si risolverà in partenza. Alonso cercherà di agguantare fin dall'avvio le Red Bull del ritrovato Vettel e di Ricciardo, terzo e sesto, e le Williams di Bottas e Massa, quarto e quinto. Le 7.48, il momento dei saluti dopo la pubblicità, come sempre il meteo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus con Andrea Pancani e i suoi ospiti. Buona domenica.